Ehi, tu, per caso vuoi sapere se è nato il mio amico che ha scelto fidanzato e online su WhatsApp, ma non lo puoi sapere perché ha tolto la possibilità di farlo? Bene, allora sei capitata nel video giusto. Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovissimo video. Quest'oggi, come avrete già capito, andremo a vedere come scoprire che la vostra crush, la vostra migliore amica e queste varie cose sono online su WhatsApp. Come? Con una semplice notifica. Appunto, vi arriveranno delle notifiche del genere. Io ovviamente ho censurato, ma lì ci sarà il nome con cui avete registrato la vostra migliore amica, il fidanzato, comunque. Potete loggare con qualunque persona, anche vostra madre, vostro padre, queste varie cose. E vi dirà quando è online e quando è offline. Quindi, che ne so, il mio tipo è online, oppure amore mio è online, queste determinate cose. Ma prima di tutto dobbiamo andare a scaricare un'applicazione completamente gratuita. Voi sapete che prima di consigliarvi delle applicazioni io li controllo mille e mille volte, quindi quando mi arrivava una notifica del genere, per esempio è online, io andavo a controllare nella sua chat ed era veramente online su WhatsApp. E niente, questa applicazione è questa. Si chiama Swatchlog, scusate la pronuncia, non sono bravissima in inglese come che lo sappiate. E niente, io già ho aggiunto una persona, voi la vedete censurata ovviamente, e per aggiungere un'altra, o comunque per aggiungere la prima persona, visto che io già ne ho aggiunta, ma voi l'avete scaricata da poco, andiamo sul più e vi chiederà l'app con cui appunto vorrete la notifica. Noi andiamo su WhatsApp e qui ovviamente la cosa più importante, a parte aggiungere il numero, è aggiungere il numero di provenienza dello stato, il numero di telefono della provenienza, quindi che ne so, più 39. E in poche parole questo indica che è il numero italiano, poi che ne so, più 42 mi sembra che è della Germania. E queste varie cose, poi il vostro numero di telefono. Dopo aver fatto questo, ci metterà qualche secondino per verificare e poi vi dirà aggiungi il nickname di una determinata persona. Quindi, che ne so, il vostro fidanzato e queste varie cose. Ragazze, io e ragazzi, ovviamente, non ne sono sicura che questo procedimento di aggiungere il numero è per sempre, oppure semplicemente l'ho scaricata da poco perché volevo scaricarla insieme a voi, però poi ho detto dai, impiego troppo tempo visto che è un poco scarso in internet quest'oggi. Quindi non sono sicura se aggiungere il numero è per sempre oppure solo una volta. Io spero che solo una volta perché avrei lo sbatti sempre di aggiungere il numero e queste varie cose. E niente, questa applicazione credo che mi salverà la vita un sacco di volte. Io nado, strado, è fantastica, unica e sola. Più perché capita che una determinata persona non vuol far vedere se è l'ultimo accesso, se è online, queste determinate cose. Io invece no, so. E niente, questa cosa la adoro. Ragazzi, una cosa fra di noi, eh. Io mi sento un pochettino una stalker perché giustamente non è che tutti hanno questa applicazione, però è fantastica. La adoro. E niente, ovviamente funziona anche se quella determinata persona l'ha tolto online, giustamente. Mica va su WhatsApp a controllare, se no non serve a niente, giustamente. Quindi ragazzi, funziona sempre. Magari non fatevi scoprire quando siete con lui, magari non lo so, disinstallate l'applicazione, fate qualcosa perché se arriva e vi guarda, sai che appunto hai un'applicazione per controllare se lui è online o offline su WhatsApp, magari qualche pensierino dicendoti ma sei una stalker o qualcosa, di sicuro se lo farà. Niente, spero di esservi stata utile. Mi raccomando, se così lasciate un like, condividete il video per chi appunto è interessato a queste determinate cose. E niente, iscrivetevi al canale. Ciao!